Ciao ragazzi, eccoci qui per questa clip. Io faccio innanzitutto per ringraziarvi di tutto quello che state continuando a scrivermi, a fare con la vostra presenza, col vostro affetto. Vi ringrazio molto dei vostri complimenti, di ciò che scrivete, di ciò che mi trasmettete. Credo sia importante comunicarvi ciò che sta succedendo in questi giorni. Per tutti coloro che stanno comunque organizzando per venire a questa data del festival della canzone d'autore Rino Gaetano, purtroppo devo comunicarvi che il festival è stato bloccato, e il motivo più grave è stato perché chi vanta i diritti di questo cantautore ha ben pensato di comportarsi come ci si comporta normalmente in Italia. Io credo che per rispetto vostro, rispetto di chi mi segue, di chi ci segue, ho ben pensato che sia giusto farvi sapere che questo festival non avverrà e che forse si farà lo stesso, ma con un altro nome. L'Italia non può sapere che sarà il festival Rino Gaetano, perché c'è qualcuno che ci voleva guadagnare sopra. E questa qui è stata una cosa che a noi artisti che siamo stati invitati a partecipare a questo festival, è stata una cosa che non abbiamo ingoiato molto volentieri. L'altro giorno ho avuto l'occasione di incontrare i ragazzi della Bruno di Sasso che dovevano partecipare come me al festival con una data, e fondamentalmente parlandoci, confrontandoci, abbiamo capito che ci siamo rimasti molto male un po' tutti. Il problema più grande è che non hanno capito che gli artisti fondamentalmente non servono a volte a nulla, servono assolutamente a niente, siamo superflui per questa nazione, però abbiamo la possibilità di avere sempre un palco, e quando abbiamo non il coltello dalla parte del manico, ma il microfono dalla parte giusta, abbiamo la possibilità di dire le cose come stanno. Quando hai un pubblico davanti, hai una responsabilità etica, un dovere. E il dovere è quello non solo di portare avanti ciò che pensi, di scrivere ciò in cui credi, ma di rendere partecipe chi hai davanti della verità con cui si fanno le cose. E credo che il pubblico debba sapere, e ci impegniamo anche, che la gente che ha fatto questo sgarbo, più che sgarro, ne subisca le conseguenze, che quindi la gente sappia che Rino Gaetano, che noi amiamo molto, forse non potrà avere un festival mai in Italia, perché c'è della gente che non bada a ciò che scriveva, a ciò che ha scritto, a ciò che ci ha lasciato, ma bada a quello che può ricavarne economicamente. Abbiamo il dovere di difendere questa categoria e quest'arte, e portarla avanti e cercare di continuare a lottare serenamente, col sorriso, perché chi abbiamo davanti possa pensare e sognare che un mondo diverso, genuino, migliore sia possibile. La domanda che mi faccio è: chissà se ci fosse stato Rino in questo momento cosa avrebbe pensato. Credo che non sarebbe stato felicissimo, ma nessuno ha la risposta in tasca, e quindi ognuno ne tragga le sue conclusioni. Io vi saluto, saluto Rino e vi mando un bacio. Ciao ragazzi, grazie. Io scriverò, se vuoi, perché cerco un mondo diverso, con stelle al neon e un poco d'universo, e mi sento un eroe.